Ma... ma perché non vieni a mangiare a casa mia stasera? Ma perché a mangiare a casa non ne ho io che devo venire da te? Ma che c'è? Ma che c'è? Noi stiamo facendo una fe. Quando tu dici le cose che ti piacciono non devi ridere. Lo so, ma... Capito? Sì. Perché una cosa... Se no paghi 10 euro, 15 euro e no. Ti metti dall'altro lato. Ho riso perché una volta veramente una mia zia ha detto così a mia madre, per quello, quindi... È una bella famiglia, sì. Senti, allora, che mi dice? Stiamo facendo una festa a casa mia. Ah, sì? Te lo ricordi, mio cugino Paolo Paticolo? Paticolo? Quello che è scomparso 20 anni fa. Te lo ricordi? Ah, sì, Paolo! Quello che era scomparso 20 anni fa. 20 anni fa, mi... È tornato. Ah, sono contento. È tornato, dopo 20 anni. Che bello. Ma 20 anni, ma dove è stato? In coda sulla Salerno Reggio Calabria. Sono contento, sono certo contento. Ci sono problemi, perché caro mio, purtroppo abbiamo problemi perché la moglie ha aspettato, però poi dopo una settimana si è sposata. Lui pure certo c'ha un'altra storia con una donna che ha conosciuto lì in coda sull'autostrada della coda accanto. Certo pure quella è una storia tormentata, perché la coda di lei andava avanti 200-300 metri e stavano 5-6 anni senza vedersi, poi lui la raggiungeva. Fino a che lui non gli ha detto che facciamo con due macchine, butta la tua e vieni a vivere in macchina con me. Amori sacrificati. Ma stiamo facendo questa bella festa, mangiare, cose, perché non vieni a mangiare? No, ma io mangiare a casa tua non ci vengo. E perché? No, giù, l'ultima volta che sono venuto sono stato male per colpa vostra. Ah, perché che è sicuro che sei stato male di qualcosa sicuro, che hai mangiato? Sicuro, perché? Sicuro. Che mangiato? Perché ho mangiato la veggia, non neanche lo posso dire che mi viene da rimettere. La pasta con le sarde che hai fatto, lascia stare. Ah, la pasta con le sarde non te ne può fare mai male, la pasta con le sarde è una cosa genuina, semplice. Una cosa genuina, semplice. Ma poi come la faccio io? E appunto, come la fai tu? Secondo tradizione. E com'è secondo tradizione? Faccio un battuto di cipolle, aglio, olive, patate, sedano, carote, radicchio, insalata verde, insalata rosa, aceto e salmone. Ci metti le sarde? Non è periodo di sarde, non si trova. Poi metto 2 kg di salsiccia a sbriciolare con 5 litri di vino per dargli l'aroma. E nel mentre preparo una cremina di panna e uova montata a neve con i peperoni. Mescolo il tutto con il pecorino romano e prima di servire in tavola una spolverata di prezzemolo. Ma perché mi guardi così? Ma perché tua moglie come la fa? Senza prezzemolo.